Buongiorno Rinaldo. E tu Rinaldo? Da che parte stai Rinaldo? Pellegatti Lo Lo Longoni. Cardinale. Minnesota. Eccoci, eccoci in diretta, eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti, scusate il ritardo ma c'era traffico, eh, siamo, arrivati, siamo arrivati lunghi con l'auto, eh, sono cose che succedono, non importa, non importa, è importante esserci, 18, 38 dai qualche minuto, eh, sapete che il problema di Udine è il traffico, lo sanno tutti e il prezzo delle banane naturalmente, allora cari amici buonasera, buonasera. Voglio intanto prendere fiato, dopodiché voglio invitarvi a mettere un like a questa diretta, perché è una diretta importante che vi consente eh, diciamo di capire che la prossima sosta per le nazionali potrete disinteressarvi di tutto quello che riguarda il Milan e poi verrete qua e troverete il riepilogo di tutto quanto, quindi un grande servizio in più che questo canale vi offre. Poi voglio ringraziare gli amici di Twitch che si sono iscritti, ovvero Chris Kronenberg, Vincent Zeta... Giovanni Pandrin e io ho scordato che questo è un nome insomma che questa sera se non fossimo arrivati si sarebbe potuto anche applicare alla nostra diretta e invece non ci siamo scordati, ma soprattutto non mi sono scordato di presentare il mio amico ed è qui questa sera per sapere tutto quello che è accaduto in queste due settimane. Buonasera Enrico, bentornato, ciao. Eh, buonasera, buonasera Rinaldo, buonasera, che piacere che essere qui. Tra l'altro molti di questi amici li conosco perché qualcuno proviene proprio dal mio canale Twitch, quindi evidentemente abbiamo stanato tutti i milanisti presenti all'interno della, <ride> della mia community. <ride> li, abbiamo, li abbiamo trasportati, li abbiamo trasportati da una piattaforma all'altra, ma attenzione, attenzione, questa è una cosa molto importante e poi partiamo con le cose di Milan. Voi dovete assolutamente, se non lo fate sapete che noi abbiamo un'organizzazione che viene a cercarvi a casa perché c'è Fabio, c'è Emanuele che ha il furgone. Si chiama Redbird. Esatto, voi dovete assolutamente iscrivervi al canale YouTube di Enrico che è ripartito alla grandissima con dei video bellissimi contenuti eh, di musica, ma eh, diciamo anche di, di tanto altro, no? Posso permettervi di dire così, Enrico? Perché veramente i video che hai pubblicato questa settimana sono uno più interessanti dell'altro. Puoi dirlo, è assolutamente fondato: nel senso che io mi nascondo dietro un thumbnail che fa, fa presagire che si possa parlare di qualcosa, poi quando clicchi sul video parlo di una di cosa completamente diversa. Quindi i thumbnail sono musicali, poi i contenuti invece no, ci sono, diciamo. Spogliare liste, eccetera, con te, cose che piacciono normalmente a chiama YouTube. Cose cioè, cose che YouTube accetta anche senza alcun problema, no? Molto sì, volentieri, molto assolutamente. Molto volentieri, insomma sì, anche perché poi ehm, voi magari che non siete addentro alle cose del mondo di YouTube dovete YouTube. sapere che le miniature sono poi le cose più importanti, perché alla fine della fiera è quello che conta. Quello è il titolo, il resto... Una volta vista, quelle, una volta vista la miniatura, hai letto il titolo, sai di che cosa parla, l'importante è presagire, no? E quindi puoi già iniziare a commentare. Esatto, quindi... Tutti a iscrivervi al canale YouTube di Enrico Silvestrina e portiamolo a 50.000. Dai, portiamolo a 50.000 per Pasqua. Se volete portarmi a 50 milioni per Pasqua, mi va bene. Uguale, okay. Ci, decidete voi, no? non fa differenza. Io vorrei a questo punto prendermi due minuti di serietà. Sì. So che oggi tu hai attraversato una sorta di via crucis nella tua live. Motivo per cui c'era traffico. Sì. Esatto. <ride> esatto. <ride> cosa è diventato giungla. il calcio? una giungla cazzo non solo il calcio, ma mi fai in un minuto il riassunto di quello che accade da stasera a lunedì, da un punto di vista naturalmente ecumenico, evangelico cristiano, perché so che tu sei preparatissimo al riguardo. Sì, non è semplice oggi per ricostruire tutto quello che succede ci abbiamo messo parecchio, comunque diciamo che oggi, stasera c'è la cena, 13 baci eh, tradimenti lacrime, sudore, arresti nel cuore della notte, deportazioni, processo domani mattina, condanna tutto in giornata, esecuzione direttamente in giornata e poi da qui a domenica dobbiamo fare in modo che ci sia la, la risurrezione e lunedì l'avvistamento dell'angelo de, dell e, e poi suo stesso, ma non a tutti, solo alle donne. Questa è la Pasqua, diciamo, eh, la Pasqua for Dummies, chiamiamola così. Di più, non serve sapere. Poi uno approfondisce se vuole l'argomento. No, sì. ma tanto c'è il thumbnail della Pasqua, quindi. In. in... In, cioè in Quanto è eh, 1280x720, la miniatura di YouTube, troverete tutto, tutto il percorso. Insomma. Esatto, molto, molto, perfetto. Chiuso questo capitolo: ci tenevo a sapere se oggi. So, se, se avevi, sì, avevamo, perché Oggi abbiamo studiato tantissimo. Alla insomma. grande, alla grande. Alla no, grande. E, mh, il saluto di Corrado che dice Enrico: è l'unico critico musicale che ascolto. Spero che tu non ti offenda se ti dice critico musicale. No, 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 no va, benito, perfetto, va bene. bene. No, anche se non sono un critico musicale, sono. Un, so, come voi, cioè io sono un appassionato di musica però eh, si sì, faccio anche critica musicale, quindi sì, probabilmente sono anche un critico musicale Il Cherubino, vedi, Francesco era un altro che c'era oggi, anche il tema Cherubino, ma faremo un'altra live su questo. No, no, c'è proprio un video mio, la differenza tra Angelo e Cherubino ma a breve ah, beh, Sto beh. lavorando Non vediamo l'ora di gustarcelo Bene, allora Ende mi dice di non chiedere che cosa pensi dell'ultimo singolo dei Per pergem: altro che acerbi Juan Jesus. Vabbè, ok, dai. <ride> Seguite Enrico e saprete tutto sui Per pergemi. Facciamo così: che <ride> voi non lo chiedete a me, e io non lo chiedo a voi. <ride> ecco, ecco, perfetto. perfetto. Oggi Rinaldo, voglio introdurre io questa cosa perché sono stato proprio io a chiederti questa diretta. Mi sono veramente un po' auto-invitato e mi dispiace per questo, perché non si fa, non è, non, non è carino. Eh, sembravo quasi in cerca di attenzioni, ma in realtà sono in cerca di coccole cioè, e di notizie soprattutto perché in, da quando c'è stata questa sosta eh, sono successe, anzi sicuramente saranno successe delle cose, però io un po' mi sono disinteressato perché per una serie di motivi non amo tutte le speculazioni, le chiacchiere, il Milan su questo, quell'altro quasi sicuro, il rinnovo di Giroud e questo e questo e quest'altro, la cessione. Io una cosa certa avevo, Carlo Rinaldo, marzo, mm. e mo' è finito marzo, cucù, cucù, sì. marzo non c'è più, no. è cominciato no. aprile, eh, al canto del cucù. Eh, qui abbiamo due, intanto sei il benvenuto non, non, non c'è bisogno che ve lo dica quindi ogni, ogni ma sto marzo, marzo, marzo. Ma allora, doveva succedere eh, tutto a marzo qua può succedere una cosa, o tipo eh, poltrone e sofà che sai che dicono entro domenica e poi dopo ricominciano da lunedì e quindi si va poi a un altro mese e quindi ad aprile ripartiremo con questa commedia oppure come dicevo oggi alle 13.15 <ride> si prende l'inter e piff <ride> Hai capito che storia? Ma non è che Octri si sbaglia e prende noi, no? <ride> no, no tre fondi addirittura. E Pif, proprio... e Pif prende l'Inter, sarebbe una beffa atroce secondo Sarà me. Sarebbe una roba terribile, cioè scaricano tutto su di noi e loro vanno a prendersi. No, guarda, ti faccio, ti faccio un breve riassunto per macro temi, così poi mi dici cosa ne pensi di queste notizie che tu hai schivato abilmente. Eh sì. Bene, da da, da dove vuoi iniziare? Dal mercato o dal senso no. societario? Vuole iniziare da Pupi Avati. Oh, che bello! Quello, quello Grazie, perché ieri sei tu che mi hai reso partecipe. Io non, non ho mai amato molto Pupi Avati come, come cineasta ma lo amo tantissimo come Alfredo, come Alfredo è un numero uno. Quindi sei d'accordo con il suo distaccarsi un po'? Che poi tra l'altro è una cosa che anche Batantuono aveva fatto, ti ricordi? Sì, però vorrei che tu ripetessi le parole perché mi sono piaciute molto. Sì, te le leggo. Adesso, Grazie. Adesso no, oh, ci mancherebbe. Abbiamo dei mezzi qui che... Puff. che fa proprio piacere sentire dire certe cose. È Bello anche... In un mondo di democristiani, sì. sentire delle posizioni nette bello, sono belli anche questi silenzi durante le live. Sai che tutti devono sempre parlarsi, come quando vai in macchina con qualcuno e senti il bisogno di parlare? No, ogni tanto si può anche star zitti Nel in... broadcasting si chiama Horror Vacui, oh, vedi lo farò mio. <ride> farò una live zitto, guardando fisso lo schermo e... con un thumbnail. Con un thum... no, Anzi, ho con con scritto: This is not a thumbnail. Alto. Se sì. Ne pas un thumbnail. Ma di franzoso anche. Mai, assolutamente no, però conosco l'arte di Magritte. Ok, allora ti leggo, mi permetto un primo piano, perdonami un attimo perché sono parole importanti. Pre. Con questo Pioli non ho più una storia d'amore. Nel momento in cui hanno liquidato in modo spietato e disumano Maldini, Stefano Pioli non ha detto una parola. Ci vorrebbe una voce però, aspetta. Ce l'hai la musichina da poesia, qualcosa stra-straugito. No, io ho solo la. No, ho solo la musichina di scaroni. Non va bene. No. Mm, è rimasto immobile seduto su quella poltrona. Non è stato riconoscente nei riguardi di chi aveva fatto tanto per lui. Io l'irriconoscenza non la so sopportare. Non riesco più a tifare per questo Milan, perché c'è questo Pioli. Finché c'è Pioli, non ci riesco. Spero prima o poi ci lasci, non sulla terra, non umanamente che poi siamo anche in zona, diciamo... Poi... Beh, per il periodo è quello, eh, per il problema il... è che se muoierai adesso per i sorgi. <ride> Quando gioca al Milan, ora tifo sempre contro. No, questo non me l'avevi detto. Scusa, Come no? sto, sto prendendo... No, no, questa parte non me l'avevi detto. Sto annotando, eh, sto annotando, Allora... A Giorgio non piace. Quindi quello che capisco è che però, attenzione perché mi vado a ridimensionare la figura del Pupiavati Alfredo. Pupiavati Alfredo è un Maldinista, quindi di base lui ha sofferto semplicemente l'irriconoscenza. Cioè, a lui che il Milan giochi di merda non gliene frega niente, a lui frega che. Che, 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 che Pioli sia stato irriconoscente e non abbia detto una parola nei confronti della cacciata di, di, di Maldini. E quindi sul gioco siamo a posto, cioè lui non lo vuole più solo per quel motivo lì, non per gli altri 400.000. Che sono anche un pelo più importanti, tra l'altro. Cioè lui su, sugli infortuni pupi, pupi. pupi. Sull'infortunio in, sull tutto a c'è problema. Infortunio. Okay. Vabbè. Io segno e eh, dependo infortuni. Depennato, d'altronde, eh, Enrico, in una settimana si è fatto pupo e anche pupi. È Ma vero, è già, già anche la Russia se l'è fatta. Chissà se la Russia si farà pupi adesso, eh, titolo, è un titolo di un film tipo Debbie si fa dalla Sono eh, di... Sì, sì, c'era anche Rocco a, a Praga che faceva, sì, cose insomma, eviterei di citarla, città fortunate, <ride> città fortunate. Eh, insomma, pensa con che ansia vivevano i, pra i praghesi con presenza <ride> di Rocco, insomma, con quelle brutte intenzioni. Un applauso per Praga, eh, che ha tutta la nostra stima perché è faticoso. <ride> Praga è faticoso. Va bene, allora. Eh, il discorso pupi eh, l'abbiamo fatto, eh, signora eh, però, però sei rimasto male perché allora mi è piaciuto il discorso netto, mm. non però addirittura ti fare contro? No, io ti farò sempre in Milan anche con Pioli eh, lì. È chiaro che sogno un Milan diverso e vorrei qualcosa di diverso. Eh, il mio problema al momento, caro Rinaldo, è che eh, noi sentiamo tante voci motivo per cui ho fatto proprio così in questi giorni giuro, lo sai che ho avuto una sorta di, 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 di rifiuto, cioè sono andato in uh, um, come si dice, il, come, qual è il termine tecnico? In burnout, in burnout. Ah, sono okay. andato in burnout perché una cosa che non sopporto sono proprio le speculazioni, tutte le voci di chi deve per forza scrivere e raccontare qualcosa. Onestamente mi aspettavo che questo periodo venisse colmato da notizie vere, serie mm. però non ho capito perché leggo anche sia da te che da Longoni che ovviamente ha notizie di prima mano l'altro giorno mi sono confrontato anche con, con insomma altri amici chiamiamoli altolocati tipo Alessandro Iacobone e che mi dice, ma dai, poi ti racconto dietro le quinte, ti dico quello che sta succedendo, insomma, come se ci fosse un qualcosa che non si può raccontare, però fa presagire che in realtà succeda qualcosa, eppure io dentro di me ho la sensazione che non stia succedendo assolutamente niente, che tutto questo sia una sorta di gioco del farsi vedere impegnati nel fare questo, nel fare quell'altro e compriamo la punta, ne compriamo due, no, ne compriamo tre, cento milioni, però poi il budget è 35, no, è 130. Allora, quando iniziano queste cose a caso io inizio a provare un fortissimo fastidio, non avendo il campo di cui parlare, vado sì. in sofferenza, però mi aspettavo che marzo portasse delle cose e me la racconto così come giustificazione. Beh, ma c'è stata l'indagine e se invece, visto che l'indagine tra l'altro è una cosa interna, è una cosa che ci siamo fatti da soli, eh, perché eh, ovviamente c'è dietro la mano di cerchione d'avanzo e d'avanzo di galera. Ma eh, cioè, mi, sempre, se, sempre che sia quella poi la versione, eh, non ne siamo neanche sicuri. Insomma, potrebbe essere un'opera di Elliot, un opera di Redbird, sembra Cluedo. Secondo sì. me è stato il cinese per <ride> che non ha tenuto conto del fuso orario. E mi aspettavo però che a marzo succedesse qualcosa. Diciamo che c'è questa storia qui e allora, cucù cucù, aprile non c'è più, è ritornato maggio. Io mm. a questo punto mi aspetto che ad aprile succeda qualcosa. Quando è che vorranno annunciarci il nostro futuro di S? Visto che lo si può fare. E Ibra lo ha fatto, ha annunciato quello che sarà diciamo il direttore sportivo della parte giovanile del Milan, della sì, seconda squadra. Quindi si può fare. Cioè, cioè, si me... può parlare di qualcuno, si sì, può annunciare qualcuno. Secondo me, eh, io, io ho, ho parlato con persone che mi raccontano di una casa Milan molto blindato molto blindata da un punto di vista di notizie che possono uscire. E quindi mi sembra che ci sia una faticosa rincorsa da parte di chi lo fa di mestiere. Nel cercare di come dire, no? percepire, recepire, strappare qualche cosa, qualche voce che, però, si è fermata completamente. Perché mh, durante questa sosta non si è parlato di nulla che riguarda eh, quel discorso lì. Quindi non onestamente... Ma a, al di là del, del fatto che coincida con una pausa, e col fatto che quando ci sono le pause, devono comunque dire qualcosa, al di là di quello che gli altri raccontano di noi, mm. ma non è un po' tardino. Per noi, per iniziare noi a raccontare qualcosa di noi? Cioè per la società a raccontarci strategie, persone? Cioè perché questo problema non ce l'ha eh, il Napoli? Perché non ce l'ha eh, la, la Juventus in un certo senso? Cioè, io vedo che comunque si possono fare cose. Io non vorrei essere per esempio nei panni dell'Inter, lì vedo veramente complicata la situazione, perché l'incertezza è completa. È completa, sì. tu non sai che, che annata possa essere la prossima. Potrebbe essere una, potrebbe non cambiare nulla, potrebbe restare in zaghi, restare marotta, potrebbero continuare a restare i debiti ovviamente che sono la parte essenziale di questa società, eh, potrebbe arrivare octree, potrebbe venderli a qualcuno, insomma. Tra l'altro il rischio che, che possano iniziare un percorso come il nostro c'è, nel senso che, vedi, io il nostro percorso inizialmente lo vedevo come un percorso virtuoso adesso io non lo vedo più tanto come percorso virtuoso questa è una delle percezioni che mi è cambiata proprio dal punto di vista di gestione della squadra, cioè di, di progetto per mantenere il Milan in una certa dimensione, intendi sì. questo? Mm. sì, sì, perché, un, perché non c'è il Milan di mezzo, c'è cioè soltanto l'affare, e sono affari che non riguardano me il, il bello di una società, di un fondo che ti gestisce è se tu ne benefici perché altrimenti ne beneficiano solo loro. Io sto qui a guardare loro che fanno i soldi certo. e che gestiscono le finanze, eh, ma io lavoro su un altro livello, quindi non ho nessun tipo di beneficio da parte, di, da parte della, né di Elliot, né di Redbird, nulla. Cioè, tra l'altro, quando io ho veramente vacillato quando tra le varie voci, spero panzane, ho letto il budget del 35%, 50 milioni, ma di che stiamo parlando? Noi abbiamo generato molti più utili, cioè nel senso che possiamo eh, avere, abbiamo fatto i conti, Rinaldo, erano molto più alte le cifre. Allora cosa mi conviene? Se io ogni anno, scusami, se io quest'anno sono più inattivo dell'anno scorso e sono più inattivo dell'anno prima, perché i budget per tutti e tre gli anni sono gli stessi e non si risente di nessuna variazione? Mm. Eh beh, questa è una bella domanda, però c'è anche da dire che due cose secondo me primo le cifre che sparano i giornali adesso mm, e faremo 40 con quello e 20 con quello e 30 con quello metteremo insieme ai soliti 40, 45, 50 che spendono e avremo il budget e poi sono, ma perché? Sono Beh, però que... serva, questi, cioè... ma il conto della serva è una cosa che per me è inaccettabile lo sai perché? Ah. perché il mercato non si fa con i conti della serva L'extra mercato si fa con i conti della serva. Il mercato lo fai finanziando, ma l'extra? E eh beh, ma lo finanziano sempre la stessa cifra da, da anni. È sempre la stessa cifra. E mai è cambiata la proprietà perché Redbird sì. dovrebbe finanziare con le stesse cifre di Elliott? Perché se no non <ride> c'è il pareggio di bilancio, beh, ma no. no, perché tu hai guadagnato, hai guadagnato di più dell'anno scorso. Avevi guadagnato di più lo scorso anno, quest'anno non hai guadagnato di più. L'anno scorso sei arrivato fino ai semifinale dei Champions. Quest'anno sei uscito ai gironi. Eh, okay. E allora vieni a me, se tu non puoi garantire... Allora questo è il discorso che a me fa indemoniare, che è la famosa uh, strategia del quarto posto. Mm. La strategia del quarto posto non ha un paracadute. Se tu non arrivi tra le prime quattro posizioni, e la variabile esiste, è esistita anche l'anno scorso, sei arrivato quinto, se tu non arrivi tra le prime quattro posizioni visto che è il tuo unico obiettivo, che apparentemente ti poni semplice perché pensi che possa essere alla tua portata, eh, se però buchi quell'obiettivo lì, tu fai un buco di bilancio disumano. Se invece io come obiettivo ho eh, tornare a primeggiare in Europa, vincere lo scudetto, poi non lo vinco, ma arrivo secondo, terzo, quarto, ma me lo faccio andare benissimo. Perché comunque non ho creato un buco di bilancio, e c'ho un paracadute che si chiama secondo posto, eh, semifinale, quarto di finale. Ma se noi non stiamo attrezzando la squadra, con cosa vogliamo andarci in semifinale, cioè non hanno capito che ci sono. Scusami, la semifinale vuol dire quattro squadre. Prendi già la Champions di quest'anno. Praticamente ci sono le otto squadre più forti, ok? Ci sono le otto squadre più forti. Se tu, eh, di queste otto squadre. Almeno sei squadre hanno capacità economiche molto più alte delle nostre. Sì. Come fai a arrivare in semifinale? Come fai a toglierne due, anzi tre, perché tu poi subentri e riuscire a. Ogni anno ad avere quella roba lì. Quindi tu parliamoci puoi. chiaro: quello che l'anno scorso è successo anche come budget è stata una botta di culo perché siamo arrivati in semifinale grazie alle congiunzioni astrali, i sorteggi, le palline calde, fredde o altre cose, quello che tu vuoi, è perché abbiamo incontrato squadre di serie A con cui ovviamente puoi competere. Altrimenti non competi e quest'anno è, è stata la dimostrazione. Puoi competere, sì, però poi alla fine non passi perché non hai la cattiveria, l'abitudine, quel tipo di giocatori. Quindi necessariamente tu devi passare dalla parte sportiva. E allora, perché il budget per il mercato è la cosa meno importante di tutte? Perché deve essere uguale allo scorso anno? Perché non è. Dovrebbe essere, visto che quest'anno, a causa del budget, visto che abbiamo fatto il mercato con pochi milioni e dovuti soprattutto ai soldi, i soldi che abbiamo sono tratti, sono stati dovuti a una cessione insanguinata, mm. eh, proprio per non fare un'altra cessione insanguinata, perché comunque indebolisci, eh, allora quest'anno necessariamente il budget deve essere più grande. Io non posso accettare la dichiarazione che il budget sia lo stesso, né tantomeno che sia lo stesso di due anni fa. È una roba su cui dovremmo veramente scendere coi forconi, andare davanti a casa Milan e giustamente trovarla blindata. Ma non perché sono blindati a fare i cazzi loro, ma perché sono blindati perché ci siamo noi coi forconi. Però le strade sono due, vedi Enrico, secondo me. La prima è che hanno eh, chiaro il fatto che comunque con questa rosa e anche con Pioli, quindi torniamo al discorso di Pioli-Resta, anche con Pioli, con questa rosa comunque nelle prime cinque, ci arrivi, è difficile uscire dalle prime 5, dai la serie A non è un granché quindi tutto sommato tra l'altro la prossima Champions League avrà anche un po' più di partite perché poi dal punto di vista di incassi mm, vediamo, dal punto di vista di partite ci sono delle partite in più quindi loro, quella strada lì, quegli incassi lì per mantenere tutto a galla, ce l'hanno sempre un anno buchi e vai in Europa League vedi un giocatore ma che vuol dire restare a galla? Scusami, per, rispetto a quale tipo di nubi fragile a, a galla, dico, cioè rispetto al fatto di dire perché non viene immesso più denaro per il mercato? No, perché, perché non provi a vincere qualcos'altro. Cioè, visto che il minimo garantito, allora il quarto posto è il minimo garantito, non è l'obiettivo, capisci? C'è una differenza di narrazione. Perché? Eh no, ma deve essere perché anche da un punto di vista amministrativo non ha senso. Perché poi ti permette di guadagnare sempre quei soldi che sono 35, ti servono per il mercato, non hai guadagnato una sega alla fine. Cioè non, non, non serve a niente. Non aver rinforzato la squadra ti porta sempre a uscire poi o al girone oppure ai sedicesimi, agli ottavi, quello che è di, di, di Champions, non ti porta a niente. Non ti importa niente, non sei competitivo. Cioè, a, eh, a cosa serve sbandierare il Milan se è una squadra che perde? Il Milan non sarà mai eh, così tanto famoso fuori dall'Italia e negli altri paesi se continua a perdere appena incontra una squadra di livello superiore. Perché avrà molte possibilità di attirare pubblico il vincente? Cioè, Sinner sta guadagnando tantissimo eh, pubblico perché vince. Cioè, noi seguiamo Sinner adesso e Sinner, certo. andiamo a vedere anche la partita contro il, lo sconosciuto nel, nel sedicesimo. L'andiamo a vedere perché vince. certo. Non andiamo a vedere perché è italiano, perché sennò vedremo tutti gli italiani del mondo. Quindi non funziona però, così in questa però, maniera. Però tu mi insegni, tu mi insegni. Ne abbiamo parlato anche l'altra volta. Che l'attenzione della nostra società non è rivolta al campo, è rivolta ad altri aspetti. No, cioè, tu hai sempre detto sì. dove sì. hanno collocato persone di un certo, una certa competenza nella parte amministrativa, nella parte okay. finanziaria, che è quella che gli interessa. Io ho la sensazione che. Ma interessa a chi, Rinaldo? Il punto interessa è sempre questo. Allora, partiamo da un più... La sì. nostra la società non è chiara, la nostra, chi siamo? La nostra, chi nostra siamo? proprietà è una proprietà di transizione, giusto? È una proprietà di transizione. Quindi, questi sono arrivati, si sono messi in, in picci con Elliot. Poi un giorno fra due o tre anni venderanno non appena partirà la cosa dello stadio, che comunque va avanti, perché c'è da dire che passi avanti, scontrandosi con la burocrazia italiana, ne hanno fatti, giusto? Ecco, quindi da quel punto di vista. Dai. Quando arriveranno a quel punto, con i conti in ordine, sarà probabilmente più facile vendere e anche guadagnarci qualche cosa. Allora, però questa storia dei conti in ordine bisogna un attimo uh, chiarirla. Tu hai un budget di. 40-50 da spendere sul mercato. Immaginiamo che tu non faccia cessione, ma decida di investire 60 milioni sul mercato, portare quel budget a 100 con pecunia. È chiaro che tu in quel momento hai un passivo di 50, a parte che non hai, però non hai chiuso l'esercizio, hai semplicemente fatto una manovra all'interno di quell'esercizio. Può essere che quella manovra di 50 poi venga ammortizzata dalle magliette che vendi, gli abbonamenti che fai e tante altre cose. Cioè, la mia impressione è che questi qui tirino fuori quei 30-50, ma proprio spremendo al massimo il Milan, senza però fare un investimento che voglia dire metto dei soldi. E credo che il motivo per cui non si faccia questo tipo di ragionamento sia, in primis, perché la società non è una ma sono troppi mm -hmm. e quindi mancando uno manca l'ambizione dell'uno perché eh, non c'è la vincita di gruppo ragazzi non stiamo facendo una, sch una schedina non stiamo giocando il, 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 il che cacchio ne so il tutto eh, eh, di... esatto certo cioè, stiamo facendo quella, sì, quella roba lì in gruppo è una cosa diversa mm -hmm. e poi non c'è uno che Tiri fuori dei soldi che sono suoi. Eh certo. Perché, cacchio, cioè, i soldi del Milan non sono di Cardinale. Cardinale no. gestisce dei soldi, però è chiaro che Cardinale, se fosse l'unico proprietario, potrebbe dire: Io sono amministratore di Redbird, sono a capo a Redbird. Perfetto, Redbird, boh, mi avete dato fiducia. Ok, io adesso devo distogliere 50 milioni, che per loro è come se io e te. So, ci tirassero fuori dalle tasche probabilmente 50 euro, li investo, ma con un piano di rientro. Il piano di rientro vuol dire che eh, sicuramente aumenteranno le prestazioni sportive. Quindi riuscirò a vincere con un allenatore che non mi ammazza. I giocatori probabilmente riesco a eccetera. Cioè sono una serie di ingranaggi, te lo ripaghi subito. Sì, o? ma tu te lo ripaghi subito se quei soldi li dai in mano a una struttura di professionisti che attenzione. Non cancellano l'errore perché tutti sbagliano. Perché no, voglio dire, è impossibile azzeccare tutte le campagne acquisti. Nessun direttore sportivo mi ha azzeccato tutte le campagne acquisti. No. Ma che attraverso la loro professionalità limitano l'errore, dato che tu grande disponibilità, magari non hai, cioè non puoi mettere i soldi che mette una squadra di Premier League per il mercato. Quindi, con quello che hai, che deve essere sicuramente di più, vengo incontro al tuo discorso: con quello che hai, devi sbagliare il meno possibile devi fare sì, sì. un intervento perfetto aspetta Però... che ti, aspetta che ti sì, fai mh, Anakin dice fare una squadra che garantisca la competitività per la vittoria ha un rapporto costi-benefici peggiore il Milan di Elliot Redbird si ispira al modello Arsenal o Borussia, io credo che intenda questo se tu vuoi creare una squadra competitiva poi un po' alla volta i giocatori che hai verranno da te a domandarti dei danè giusto? perché dicono "Eh, qua e quindi poi tutto lievita perché eh, anche ma... il mantenimento di quei costi. Per ma Arsenale e Borussia, vogliamo andare a vedere gli ingaggi? Quanto costa Bakayosaka? Bucaio cioè, Saka. Allora per l'Arsenal quanto vabbè, costa Martinelli? Borussia, però sono dieci anni e fischia che si fa la Champions. Quindi... Eh, ma... eh, Borussia, però non vince una sega e non ha la nostra, non ha, non ha scritto sette qui. No. Allora, bisogna, allora bisogna un attimo capire, cioè, nel senso, se noi dobbiamo, se tu vai a vendere il prestigio, ok? Allora il prestigio se lo vendi poi me lo devi riportare, perché è come se io mi vendessi il casato, sono duca di... Sì, ho capito, ma siete dei falliti, state in galera, magari non lo dico che sono un duca di quella famiglia. Se invece io mi sparo che sono il duca di Stacippa e il duca di Stacippa ancora fa sgranare gli occhi a qualcuno, è un altro discorso, allora devo vivere, se poi giro in 500... Non è una bella cosa essere il duca di Stacippa, perché il duca di Stacippa gira come uno che non ha quel tipo di lignaggio. Il Borussia è una storia diversa perché notoriamente è una sorta di Atalanta, con, con la differenza delle finali Champions. Però è una squadra che intanto riesce a prendere Alan, cioè non compra Vranks capito che ti voglio dire? Prende Alan quando serve prenderlo. Crea dei giocatori ma di tutt'altro livello rispetto a quelli che tiriamo fuori noi, investe tanto sugli allenatori perché ha sempre dei valorizzatori dei giovani e li rivende a eh, cifre assurde. Poi vai, vai. Io, io, se fossi del Borussia mi incazzerei, dico, hai preso i fantasti. e poi non l'ho neanche presi perché l'ha venduto in realtà non benissimo. Alan, però eh, voglio dire, almeno, almeno vinci qualcosa, cioè però se no sei semplicemente un del Borussia Dortmund è un grande lavoro di scouting e cioè, quello è un lavoro che riduce sì ma il Borussia nel nostro girone non era davanti a noi però no. nei bookmakers perché comunque il Borussia non è una squadra che ha quel lignaggio e quindi non ti aspetti che passi sul Milan magari è più forte del Milan però non ti aspetti che passi sul Milan quindi preferisco essere allora a questo punto il Borussia che almeno ha dei giocatori vendibili di un certo tipo con una filosofia del, del vendere ma poi Teniamoci lontani da ogni discorso di Champions League, riportiamo il Milan dove doveva stare, il Milan è importante perché, e, e tutte le stronzate che ti vai a vendere con gli americani, con gli arabi, o con i giapponesi o con gli altri, perché questa roba, questo discorso non esiste più. Allora mi dici, sai che ogni anno dobbiamo vendere, allora magari aspetti il momento migliore per venderti le ha, o il momento migliore per venderti quell'altro, ma non puoi avere i salary cap in questa maniera. Mm -hmm. Cioè non puoi, non puoi avere una roba del genere e poi li perdi a zero, perché avere un salary cap è il modo migliore per perdere i giocatori a zero. E noi lo sappiamo bene. Certo. Permettimi di salutare Matteo che si è iscritto al canale, grazie e benvenuto. Ti leggo questo messaggio di Enrico. Dice l'anno scorso, fonte calcio e finanza, abbiamo generato un flusso di cassa di circa 70 milioni nel mercato di Decatelare. Per intenderci, evidentemente spazio c'è per fare, ma esatto. non si vuole. Però poi ti diranno: beh, però quest'anno comunque, guarda, me lo sono segnato dei nuovi 40 gol e 17 assist. Quindi alla fine tutto sommato si è fatta una stagione che è vero, non ci ha visto protagonisti in nulla, che però dal punto di vista di mercato è stato fatto bene. Secondo te è stato fatto bene il mercato? Ma non me ne frega niente che il mercato abbia e portato questo, 40 gol. C'è cioè. il discorso, bravo, è questo. E perché me ne frega della statistica? E chi Quello, di quello che mi interessa, e l'unica cosa che interessa a me, Rinaldo, è che a fine settembre eravamo fuori, con un passo fuori dalla Champions, e già fuori dal discorso scudetto. C'era rimasta la Coppa Italia e la Coppa Italia l'abbiamo trattata come se fosse la Coppa degli Appestati. Adesso siamo, cioè, in una stagione bisogna anche guardare. I, i, I tempi, la timeline, cioè tu fai un montaggio della stagione e non è cioè non puoi andare direttamente alla fine perché devi andare a vedere per quante volte tu sei stato in partita, per quante volte sei stato dentro la competizione, perché altrimenti non ce ne frega niente. A me che siano arrivati 40 gol che cacchio me ne frega, mi servivano quei gol nel momento in cui serviva perché quelli lì non hanno portato i gol contro l'Inter perché non hanno portato i eh, gol contro, contro il Tottenham perché non hanno portato i gol contro questo. il Borussia il che mercato... cacchio me ne frega che portino i gol contro l'Empoli scusami il, il cioè. mercato è fatto bene se ti fa alzare le coppe non se ti fa 40 gol eh, è questo il punto no? io poi non dico che sia un mercato fatto male ma è un mercato fatto come al solito a risparmio, fatto di idee ma basta il mercato fatto di idee, oh. Ma scusami, eh. Allora, anche l'Inter fa il mercato di idee. Ha una situazione patrimoniale peggiore della nostra. Sì. Stanno messi malissimo, sì. Però hanno la capacità di ridurre il margine di rischio, perché hanno capacità di vedere anche oltre quello che riusciamo a vedere noi. Se a noi avessero annunciato Mikitarian, noi probabilmente avremmo storto il naso dicendo ma che cacchio prendono Mikitarian, capito? Ok, è l'ennesima galleanata vai a prendere un giocatore che ha fallito alla Roma, è vecchio, non serve a niente. Invece poi certi giocatori, quando c'è però un contesto dove c'è un allenatore che sa valorizzare, che c'è un modulo, cioè tutto diventa un meccanismo, allora Mikitarian... A quel punto diventa un grande acquisto. E allora, anche se ti porta zero gol, o un gol, però, però te lo porta nel derby, capisci? Magari in semifinale. Eh, tu vieni dalla mia parte. Eh, ragazzi. Ma eh, cioè... che giocatori ha? Che giocatori ha? ha giocatori costruiti su una struttura che parte da lontano. Quando cacciarono Spalletti per prendere Conte. No, per ammissione di Marotta lo fecero per fare un salto di livello e su quella struttura poi hanno innestato giocatori su un'idea che continua da anni. A me ma, danno... infatti, ma infatti, ecco, a me danno. sporco nero azzurro. Hai capito perché dico queste cose? Poi naturalmente tutti parlano. Ma guarda, è bella la mafia Perché senza quella l'Inter non vincerebbe, no? Ma voglio dire. Vogliamo capire che lì c'è un'idea, un progetto. Perché abbiamo avuto Berlusconi 200 anni e siamo qui oh. a parlare di mafia, ragazzi. Stiamo <ride> a guardare la mafia degli altri. Io cioè. dissocio socio da Enrico e queste parole. che dai, dice. Per cortesia, veramente. C'è cioè. ritira... gente, dei migliori amici che stanno ancora in galera per mafia. Di dai, lasciamo stare. Ma non sì, è questo. È Fattamente... ma questa è un'altra storia. Ma tu poi puoi avere tutta la mafia del mondo, ma non essere capace a fare un cacchio. Perché Pier Silvio Berlusconi non sarà mai il padre. Eh sì. Mai. Cioè, non c'è niente da e Avrà gli stessi appoggi, avrà sicuramente la stessa, lo stesso potere e tutto. Ma non è il padre. Non è il padre. Quindi ci sono sicuramente de dei meriti che vanno riconosciuti prima del discorso della mafia. Cioè, prima del discorso imbrogli o non imbrogli, anche il peso politico. È un, è un fattore su cui tu devi lavorare, perché se tu non lavori sul peso politico, poi ho voglia fa Gasperini che salta e urla e si dimena e dice «Con noi però è sempre così». A ciccio, sono vent'anni che protesti. Quando mai sei andato dal tuo presidente a cercare di dirgli «Aumenta il peso politico». Lo titolo ha capito e lo titolo fa da 200 anni. Eh sì. Non so se rendo l'idea, cioè, eh, ma il punto, il punto ma commisso quando è arrivato aveva iniziato no? a, certo. a rompere le palle all'interno del sistema, fra virgolette. Certo. Certo. Ah. No, no, ma sono molto attento alle parole mafia, ma infatti la parola mafia è dentro, è dentro la sentenza di Dellutri. Vatti a vedere anche tu come è stata usata, perché quelle lì sono agli atti e non me le sto inventando sicuramente io, concorso esterno, Vabbè, con, per, 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 oh, ragà, con, con, a me concorso esterno, io non ce l'ho concorso esterno, lui ce l'ha. Io capisco che, che si debba fare attenzione alle parole, ma torniamo agli anni 70 quando intervistavano i mafiosi che dicevano no, la mafia non esiste, no. Cioè, Ma non la... credo. Grazie. Guarda, se c'è uno che non può dirmi, farmi causa perché sostengo che sia dentro per concorso, per concorso esterno, è proprio Marcello Dell'Utre. Tra l'altro, hai... insegna no. come ci si possa fare poi un percorso di, di acculturamento, no? Certo, eh, esatto. Nelle patrie galere, chissà, Però... che... vedremo se dopo questa live finisco lì, uscirò con due lauree. Potrebbe Io... essere un buon percorso. Io continuo, continuo a dire che all'interno dell'Inter c'è una struttura e questa struttura, Carolina, come hai detto e anticipato benissimo, tu viene a delle radici lontane e sono gli anni di Conte e di Spalletti, cioè perché serve Conte al Milan? Perché Conte al Milan, anche se dopo due anni, eh, a parte che questi sono sempre falsi miti, beh, è sempre tutto da vedere, insomma, sta roba era come Ancelotti, che era l'Eterno Secondi. Eh, ma anche se lui dovesse arrivare e poi lasciare terra bruciata, nella terra bruciata che lascia, dove normalmente lui lascia, perché non è che lui lascia terra bruciata e continua a rimanere, se ne va lui, e poi però ti lascia dei giocatori che altro che terra bruciata, quei giocatori gli ha cambiato la mentalità e li ha fatti crescere e poi campi di rendita. Perché, come anche come nel caso di Spalletti, poi inizia a campare di rendita perché quei giocatori ormai li hai formati e da Bamboccioni, Ragazzini, Teo Hernandez che prende 10 ammonizioni perché è uno scemo, eh, Leao che sta lì e poi non segna mai, e per segnare eh, deve fare i miracoli, eccetera. Poi cambiano queste cose qui. Cioè, tu hai un patrimonio dove, se anche prendi Tiago Motta, hai dei giocatori formati. certo cioè, ma è una delle ragioni che, 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 ho, che ho portato, uno dei motivi che ho portato per continuare a battere sul fatto che Pioli abbia terminato il suo percorso al Milan è anche la crescita dei giocatori. C'è bisogno di un ricambio anche per fare un passo in più. E poi, Enrico, io lo dico da anni: ci sono le categorie. Nella vita ci sono le categorie. Ogni pro professione ha varie categorie di professionisti che fanno un determinato lavoro, eh, non è che tutti gli allenatori sono uguali e quindi se ne arriva uno più bravo, eh, ci sarà. Eh, ah, certo, sarà. Ma... Paola dice: Ciao Paola, mettere insieme la parola mafia e mina non mi pare giusto e adeguato, semplicemente questo. Non si parlava di Mafia e Milan, si parlava del, diciamo, di storie, vabbè, di storie di un passato. Si parla però sicuramente, ecco, se, se dobbiamo vivere su Narnia dove a rubare sono sempre stati gli altri, avere favoritismi, sono sempre stati la Juventus o l'Inter, secondo me allora a quel punto non si può neanche parlare di questo perché siamo veramente nel mondo della fantasia. Tutti quelli che hanno avuto dei cicli storici importanti e sono stati dominanti e fanno parte dell'elite del calcio italiano hanno sempre avuto favori, favoretti eccetera da loro, per, da loro passando per noi e ti dirò di più e ti dirò di più se noi ne abbiamo avuti meno è un pizzico anche colpa nostra è un pizzico anche perché se questi sono gli elementi che dominano il nostro calcio allora sei fesso non so se rendo l'idea o almeno non ti lamentare cioè non andarti a lamentare degli altri io Uh, non vorrei mai vincere, imbrogliando altro. Non mi piace quando succedeva in passato, che comunque ci fossero i rigoretti, le cose, insomma, eccetera. Ma parlo di lontani passati, ok? Pre, sì. pre VAR, pre, pre tutto. Uh, ho sempre per vito però, la differenza di quelle squadre è che vincevano e non le potevi mai inchiodare su una cosa, sul fatto che fossero una squadra inferiore rispetto alle altre, vincessero. Questo non succedeva mai, erano comunque sempre anche le squadre più forti. Sì. Quindi iniziamo a rifare delle squadre forti Iniziamo a rifare la squadra più forte Visto che non serviva molto Sul discorso degli infortuni io sono abbastanza d'accordo Cioè che abbastanza Però vuol dire non completamente Che abbiano influito Sul chiudere la lotta con l'Inter Troppo presto Sono pienamente d'accordo Che senza gli infortuni Noi potessimo realmente giocarcela Col Milan solo con un vento In poppa morale che secondo me, Pioli non ti può più garantire già da due anni. Sì, io sono d'accordo. Permettimi di ricordare agli amici un attimo il numero di telefono per i vostri vocali: che è il 366-111-2964. Numero che potete utilizzare anche nel corso del, della compagnia della live lunedì. Per Telefonare in diretta e quindi partecipare al nostro dibattito. Un dibattito che sta per concludersi. Ma io mi ero preparato una, quattor una quattordicina di punti. Pensavo una e... quattordicesima e ci stavo anche sperando. No, no no no, no, no. no, no, no. Amico mio, supporto, amicizia, stima, affetto, anche una carezza. Ma eh. la, alla eh... Tu sei alla Jerry quello che puoi e basta. Io, cioè, eh, io mi ho di amori. amori e sentimenti, sai come. Poi tengo anche famiglia adesso. Ci siamo allargati. Allora, mh, mi ero preparato alcune cose, te le, chiedo, te le chiedo, no? Te le dico velocemente perché queste due settimane si è dibattuto su Pioli. Abbiamo detto quindi... sì, anche perché non mi hai detto niente chi stiamo non comprando, detto, chi sono le punte, no, allora... chi sono cioè, se Pioli resta, allora, non mi hai detto niente. Non mi hai detto. Io mi, son, mi ero fermato a Pupi Avati e Su Pioli, che era la prima riga che ho scritto. Poi, allora conferma i Pioli più vicini, se vuoi un commento. Ma perché? Cioè, ma, no. in senso, da dove arrivano queste voci? No, eh, cioè, in questo momento chi decide nella nostra società? Aspetta, perché c'è l'approfondimento anche. Prego, certo. Il momento di oggi è Pioli rimane, ma senza rinnovo, perché negli Stati Uniti. Anzi, aspetta, che qua. Pioli rimane, ma senza rinnovo, perché negli Stati Uniti si usa così. Hai capito? Ok, quindi vabbè. Sì, ma tanto Pioli si fa fare qualsiasi roba. Cioè, Pioli si fa camminare con i tacchi a spillo da Jerry Cardinale sulle palle. Quindi voglio dire qualsiasi roba pur dire restare <ride> Guarda, Pioli, Pioli è, è triplamente. Sì, sì. Diciamo con, la, con, la, con i suoi piedi sulla nostra faccia, come avrebbe sì, detto sì. la roba lì. Insomma. Cioè, lui è triplamente miracolato. Pioli è uno che non eh, tranne che in Italia una panchina. Del valore del, del lignaggio del Milan non ce l'avrebbe mai. Solo in Italia può avere e aspirare ad essere l'allenatore del Napoli o della Juventus della Roma, solo in Italia dove stiamo con le pezze al culo, e quindi bisogna fare i famosi mercati di fantasia. Ma se il Milan deve fare il mercato di fantasia come la Roma, come la Juventus come l'Inter che ha un altro tipo di assetto. Ma mi spiegate qual è il vantaggio dello, del, del bilancio a posto? Ma qual è? Eh, 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 qui ci si può fare una diretta intera. Su... E eh che cavolo, però, cioè, que no. questi sono i discorsi. Se, se Ma, ogni volta. Cioè... Ma hai rovinato Gabriele, tu nel frattempo. Eh. La scena del Cardinale con i tacchi che sale su Pioli parlando di umanità e cash flow non ha prezzo è un'immagine orrenda allora fammi, aspetta che finiamo il capitolo Pio. Pioli punta al numero di vittorie di Nils Lidon, sai che adesso ci stanno tutte quelle classifiche, quante panchine c'ha, quante vittorie fa, 128 notizia di oggi, i bookmakers danno eh, alla stessa quota la permanenza di Stefano Pioli e l'arrivo di Antonio Conte 2,25 paga la Sisa, Sisa. Ma, scusatemi ma l'arrivo di Conte da che cosa dovrebbe dipendere, da chi lo ingaggia, da chi lo paga. E da chi lo. E eh, allora lo segue, scusami. Però, quindi... Io però allora. Io poi. Quando, quando, quando non c'è più logica, io divento pazzo. Scusate, se Ibrahimovic vuole Conte. Su questo possiamo tutti quanti essere d'accordo, per il livello di voce, eccetera. È la prima scelta di Ibrahimovic. Ibrahimovic è un uomo Redbird, è stato messo apposta lì. Anzi, in questi giorni si, si parla solo di Ibrahimovic come plenipotenziario, come era Maldini prima. Però ancora di più, perché è l'uomo reale della società. Allora, ma se lui vuole conte, mi spiegate per quale motivo? Conte debba avere le stesse possibilità di Pioli, se proprio per il motivo per il quale esistono altre realtà societarie che non vedono Redbird come unico proprietario di questa società. Perché altrimenti Redbird da Mo che diceva ragazzi, prossimo anno, oh, che figata ho messo apposta i brevi, ho messo a posto i brevi, dice, prossimo anno arriva Conte con tutta una platea di pubblico che ti direbbe soltanto bravo, grazie. Sì. Ma ragazzi, ma vogliamo mettere i Conte in rispetto ai Pioli out? Cioè, ma sarebbe chiaramente una mossa propagandistica fantastica. E su quello compreremo questo, compreremo quest'altro, perché sapete che Conte porta giocatori e porta tutto. È la prima scelta di Ibrahimovic. Allora, o Ibrahimovic non serve a una merita cippa. Oppure la realtà è che Redbird non è il proprietario del Milan. Perché, se il problema è soltanto di debito, il debito è una situazione sì reale, ma è una nuvola. Perché il debito muore nel momento in cui te lo Eccoti, 600. Grazie. Te ne vai adesso del, dalle palle. Ciao. Come si chiamava quello? Elliot. Ciao, fratelli Singer. Ah, ciao, ciao, ciao. Fra, fr figlio, figlio e padre. E fine del discorso. Ma sei tu che comandi. Anche col debito comandi tu. Perché sei tu che fai le decisioni. Scusami, Oc3 faceva le decisioni per l'Inter? No, ma anche se qualcuno oh. ha detto ma però anche loro cioè, hanno un consigliere nel consiglio di amministrazione. Allora, sì, ma non vuol dire niente perché le decisioni le prende Marotta che è un DS. Possibile che noi stiamo in questa maniera. Ma è chiaro che l'avrebbe già annunciato. Conte non viene da noi perché l'intoppo non è Redbird, la scelta o altro. È che Redbird non ha scelta. O meglio, non si sa ancora se avrà scelta. Sicuramente non ha sufficienti fondi per quanto riguarda lo stadio, sicuramente ha un debito che non sa come ripenare e per un anno e mezzo dovrà pensare a questo. Ok, ma se hai investitori e altre situazioni che possono entrare, perché cacchiarola: avevamo gli arabi fino all'altro giorno che non si parlava di altro. Ora, che sta succedendo? Col... Te lo chiedo a te, cosa sta succedendo con il mondo arabo? Niente, che... Ma il mondo arabo sta lì che dice qual è il tuo sogno, Red tu che sei? Cioè, il mondo è... arabo si è fermato per qualche ragione che noi non allora, conosciamo. O il mondo arabo si, si è fermato, fermato per non... comunicazione, intendo. Eh. Okay, cioè, allora, io di... mi, immagino di... che il mondo arabo, mi immagino che il mondo arabo abbia detto no, ragazzi, però Conte no. Mi dispiace, caro Red non puoi andare avanti con Conte, mi dispiace, so che i Bremec è così, so che tu anche avrai... La, la maggioranza, ma io vengo a metterti dei fondi, ma voglio pioli. Se non è questa la situazione, allora o le ambizioni sono schiantate di Redbert e vuole tenere pioli per motivi a me misteriosi e affrontare un malcontento popolare che poi se lo beccano tutto quanto loro, che veramente altro che preparazione H. ma, ma se non è questo il caso, evidentemente chi è proprietario del tuo debito sceglie e vuole pioli. E vuole una situazione conservativa. E allora ditemi perché l'inchiesta è un'inchiesta fallace. O comunque campate Aggiungo una cosa. Intanto, bello il ricordo di Lorenzo, perché poi il nostro, il nostro, preside, il nostro proprietario ne ha dette tante. Dice: Se dipendesse da me, no, questa bella dichiarazione, che grazie Lorenzo per averci ricordato. A io casa vi... mia, due indizi fanno una prova. Eh. Assolutamente. Io, io voglio dire soltanto questo: che non so, come, non so come fare per riuscire a immaginarmi una situazione nella quale Elliot ingaggia Antonio Conte. Cioè, proprio è. Perché dovrebbe? Le rette parallele. Perché dovrebbe? Esatto. Allora, anzi, tiro di più: Elliot forse avrebbe pure dell'interesse. Perché facendo aumentare il debito di Cardinale. Perché a quel punto si scopre ancora di più, non nei con confronti di Elliot, però si scopre, quindi rischia di fare il buco, potrebbe metterci più tempo a ripianare il debito. Il debito, lui ha una scadenza, benissimo, ma è una scadenza con tassi di interesse quanto al 17. Sì. Quanto ce l'hai di tassi di interesse? Ok, sì, certo. quindi il debito io. Il miglior debitore è quello che non, ha, tu, non ha i soldi da pagare e me lo fa continuare a far andare avanti. Certo, non uno che non ce l'ha proprio i soldi, però non vedo perché non dovrebbe essere una convenienza. Vuoi fare il pazzo sul mercato? Vai, vuoi, fare, vuoi comprarti conte 100 milioni di giocatori? Vai, vuol dire che i soldi per ripianarvi non ce l'avrai, avrai bisogno di qualcun altro e fine del discorso. Quindi, qui l'ostacolo o sono gli arabi o è Redbird stessa. Mi viene da pensare che l'ostacolo sia Red Bird stesso, ma se è Red Ibra, a che cacchio serve? È, è, è un... è un groviglio cioè una bambola di gomma Ibra, che cos'è? No, cioè Se no eh, eh, non, 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 non si capisce, no. scusami. Eh, servirà per prendere il DS della seconda squadra. Eh, sai, che sai che negli Stati Uniti hanno questa mentalità che uno fa una cosa. No? Cioè tu sei specializzato a fare una cosa. Quindi lui è stato preso per quella cosa lì. Milanista di Scampia dice: L'unico modo per avere una società vincente sono Sheiko proprietario Barbara Berlusconi, presidentessa, Maldini, vicepresidente What? Ibrahimovic dirigente Contare. Ma no ma non fai prima a comprarti 4 quintali di eroina e ti fai quel bel trip dove sicuramente sei campione d'Italia, campione d'Europa e tutto il resto e c'è cioè Barbara Berlusconi è, è un, è un trip questa. questo, è un grande trip, eh. un grande trip. No. sì perché non, non riesco a non considerarla una cazzata, quindi spero che sia un trip eh, scusami ma eh, Marco, ma tu dove eri negli ultimi. Quanti anni sono che c'hai il canale? Tu. <ride> ah, diversi, però lui magari pensa che io abbia un canale di Milan. Ah, no, 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 ma non importa. Eh, anzi, è meglio: è un posto più sano. Iscrivetevi al canale di, di Enrico, eh, il canale YouTube. Se, no, se vi piace vedere le dirette, se vi piace scoprire musica, c'è cioè Twitch. Che... Qua, qui chiacchiero. Diciamo che su YouTube chiacchiero perché la musica non la posso mettere se no mi uccido. Mm. Eh, su Twitch, dove posso mettere la musica, faccio la proposta musicale, che è un discorso magari anche più interessante. Insomma, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16 e qualche volta anche un po' di più. Che, che male non fa? Fino, no. alle, 4, no. fino alle 16 e, e 5. Sì. A volte, sì, sì, sì. Sì. a volte. Quindi, andate Giro. lì. L'ultima cosa che ti chiedo è... La quel... punta. La... Allora, eh. perché si parla di la punta e non di le punte? Si parla della punta perché Giroux se ne va. Perché non di le punte? Perché si parla di Giroux... Allora, Giroux se ne va. Va a Los Angeles e vabbè. Poi... E io sono... Non so come la pensi tu, ma io sono solo contento perché non possiamo essere come sempre <sussurra> il cimitero... Porca zozza, siamo il cimitero degli elefanti già da, da, da Berlusconi. Basta. Io so che prego. tu cambieresti due terzi. Attualmente, due terzi del nostro attacco lo cambieresti. Ma più che altro lo sai che c'è. Cioè, io la riconoscenza in uno sport stagionale non ce l'ho e non ce l'avrò mai. Non ce l'avrò mai. È uno sport stagionale, quindi ogni stagione è storia a sé. Va benissimo per tutto quello che hai fatto prima, finché mi servi, siccome non lo puoi più rifare, non mi servi più. Ti voglio bene, ti ringrazierò per sempre, però cambiare. Avete a fare la tua esperienza, non può essere cimitero degli elefanti sempre e solo perché conviene, ragazzi. Che poi è un po' detto tra noi, adesso che non ci sente nessuno, ma è un po' il discorso anche di, di Stefano Pioli, cioè tanti scrivono ancora oh ma sai i ricordi che ci ha fatto Vice, dove ci ha portati dopo che siamo stati per anni nel pantano e lui ci ha riportato eh, ma chi no, se ne frega no, cioè chi sì, se ne no, frega io ho voluto molto bene alla mia prima fidanzata ma sono passati 30 anni Cioè, esatto, quindi, cioè. dopo la vita va avanti, la vita va avanti. Ma è ah, giusto perché cambiano le ambizioni, ma soprattutto se non sei più con la tua fidanzata di allora, è perché lei non è più quella di allora. Magari adesso <ride> pesa 200 kg senza fare body scemi o altro, però comunque magari è molto diversa rispetto a prima. Guarda, non è... Ci sono tutti gli elementi affinché chiudano questo canale. Il, altro... mio, il mio, fai vedere ah, il, no, mio, il mio che chiude l'elemento. A donna un po' così, Boh, allora Sergio Tani, che oggi era anche su Twitch, eh, e quindi gli mandiamo un applauso. Dice: Poi Barbara si attacca a Leão e lo perdiamo. Hai capito perché c'è anche questo rischio? E magari, no, Barbara, però forse ti... è sposata, sposata. Sì, no, ho visto la testa apposta. Izzi Pizzi dice: Cos'è una fidanzata? È una cosa che lascia perdere, non... che poi dopo è una cosa che si trasforma, diventa a volte moglie. E quindi... che anche se la trovi, poi c'è il Milan di mezzo e diventa un problema. Hai voglia, e qua si potrebbero scrivere libri a riguardo. Eh. Comunque, per chiudere il discorso, Punta Girus se ne va. Tutti dicono Zirze, Chiocheres, Sesco, eh, Jonathan David, insomma sempre i soliti nomi, e poi Jovic che dicono che potrebbe rinnovare di anno in anno, quindi eh, anche lui è stagionale a tutti gli effetti perché gli fanno un contratto di un anno. Tu chi prenderesti, dai, chiudiamo col tuo nome, se ce l'hai. Ma onestamente di questi, nessuno mi sembra garanzia di reti e di gol. Però è pure vero che quando si sono presi Oilund dall'Atalanta, eh, si sono presi un giocatore che non era garanzia di tanti gol. Eppure è un'ira di Dio, cioè, tanto, tanto mercato viene fatto, viene fatto in questa maniera. Eh, non andrei sicuramente a prendere David. Eh, oh, mi devo fidare del, del, di tutto il buono che si, dica, che si dice su Zirk Z: zir zir Però io mi ricordo anche quando è stato preso. Ciucuezze, che non mi ricordo chi purtroppo perché altrimenti andrei adesso da lui, lo riempirei di denari e gli farei una statua, diceva, occhio che Ciucuezze nel calcio spagnolo è una roba perché ha tutto il tempo per partire, guadagnare velocità, gli spazi, andarsene. Nel campionato italiano dove lo spazio non ci sta e deve partire da fermo, Ciucuezze è un giocatore normalissimo. Com'è Ciucuezze? Eh, per ora sì, per ora sì. Poi c'è da dire anche che come sempre è stato usato un po' a cazzum, ha avuto l'infortunio, tutto quello che vuoi, eh, per amor del cielo. Sai, è anche giusto un minimo di attenuante, gliela si deve anche concedere a sti ragazzi. In no, cui... va bene, ma allora fai un sistema di gioco, prendi Ciuquezze, ma in un sistema di gioco dove gli garantisci quello spazio di movimento. Ma non, puoi, non puoi, perché gioca Pulisic lì? Perché Pulisic fa da solo. Perché... tra l'altro Pulisic dice chiaramente gioca con la nazionale, gioca a sinistra e ti dice chiaramente come tutti i giocatori di Pioli prima o poi dicono che finalmente giocano nel loro ruolo finalmente io però renderei meglio lì, ce cioè ne abbiamo anche tutti questi sacrificati no. <ride> Pulisic cioè. ha detto anche non credevo di rendere così bene a destra, ha detto oh, eh, grazie al cavolo perché non è lì, però Pioli ha messo a destra cioè questo è il punto beh, cioè... durante, durante la sosta per le nazionali Reinders ha detto sì nell'Olanda gioco come nel Milan Mm, sì, una, una partita. Però il punto è sempre anche questo: noi sacrifichiamo giocatori sull'altare di quale schema di gioco di Pioli. Cioè, posso capirlo, dice: Guarda, l'ho dovuta adattare. Però abbiamo un... siamo... Tiago Motta santo Dio, è Guardiola. È talmente fitto il lavoro che viene fatto in campo dove certi giocatori scoprendo di essere eh, più versatili, riescono a rendere lo stesso ma se tu compri Pulisic che sai che è un esterno sinistro e c'hai Leao ma mi spieghi qual è il senso di aver speso quei no, soldi compri anche Ocafor e compri pure cioè, mi spieghi qual è il senso di aver speso quei soldi il poi se... che, Tutto... renda, che renda che sia bravo e che renda anche a destra va benissimo ma santo cielo ma vogliamo mettere i due giocatori messi dove devono giocare te lo dico io il senso ed è lo stesso senso della prossima estate profili Possibilmente a scadenza entro un determinato parametro di belle speranze oppure affermati eh, diciamo affermati per un po' che hanno bisogno di riaffermarsi. Se la politica continuerà a essere questa, questo sarà il destino. Poi Guarda... spero, smentito, spero di avere Conte. e, Non lo so, là davanti sesco e zirze che si alternano. Non so. io, ti, io ti dico una cosa: se c'è un handicap per il Milan, non è tanto lavorare sui profili. Ma è il salary cap, cioè non poter avere forza di rinnovo, è quello che rende mediocre questa squadra. Perché se tu puoi dare 8 milioni a Megnani, quanto vuoi, quanto vali? 8, tieni, 8, ciao, sistemato, non rompere le palle. Teo Hernandez, quanto cacchio vuoi? 7, eccoti 7, vai fuori dalle palle, via, perché te lo meriti, perché sono i giocatori simbolo di quella squadra come fai ad avere dei giocatori simbolo che si devono immolare sull'altare anche loro di che cosa? del non vincere mai del non allora, vincere mai Ma allora torniamo al discorso di Anakin di prima che diceva costruire una squadra competitiva e trasferire ambizione ai tuoi ragazzi è una cosa che poi nel medio periodo ti porterà a dover fare delle scelte di, di investimenti, di alzare il livello, no? Di alzare... eh, perché... perché poi Enrico, anche il discorso, scusa, perdone, adesso eh, siamo è... fuori ma non mi interessa, anche il discorso della, degli, delle commissioni, quanto ci hanno menato la tolla che noi siamo duri e puri e noi le commissioni non le paghiamo, e Turam no, e Taremi no, perché noi siamo, non è questione che siamo duri e puri, è questione che non le vogliono pagare non c'hai i soldi, perché se no avevi rinnovato Cialanoglu, perché altrimenti rinnovavi che, che sì, perché altrimenti sistemavi altri giocatori che erano stiamo fondamentali che negli anni. Da di che stiamo parlando? Non stiamo parlando di un punto di vista tecnico, tattico, parliamo di danne. La, la questione di principio è una cagata e soprattutto tutte le volte in cui prima avevano uh, Maldini per giocarsi la questione di principio come uomo immagine del principio, ok, ma adesso questa roba non tiene più, anche perché che cacchio mi deve raccontare il principio? Furlani, Dottavio, che me lo deve dire, Moncada, che sono questioni di principio. Uno speculatore deve venirmi a raccontare a me che ci sono questioni di principio. Uno speculatore te lo racconto io il principio, my name is Giorgio. No, Giovanni Giorgio, sì, esatto, esatto. Giovanni Giorgio. Eh. Ma tutti quanti so. mi chiamano Giorgio. Guarda, io continuo a sperare un una roba prima dei nomi di mercato e tutto il resto. Io spero che adesso si faccia chiarezza, con o senza magistratura, e che il proprietario sia uno, uno, santo cielo, non possiamo continuare ad averci dentro. Elliot. Allora, o hai Elliot alla Octri 3 che sta zitto, ma non puoi avere il presidente che è di Elliot, non puoi avere il presidente che fa parte del tuo vendor law, no, ma non esiste. Ma infatti l'unica speranza che noi si aveva su questa indagine sapendo che non avrebbe portato a nulla, perché alla fine dai, non porterà niente sta roba qua cioè porterà no. magari a così, ecco. quattro colonne su un giornale ma la speranza è che potesse essere motivo di innesco di un qualcosa che ci auguriamo che tutti e due noi ci auguriamo e tanti anche di voi a casa Sì, guarda, guarda, poi chiudo perché se, sì. se è ritardo lo capisco ma per me invece non è vero che non porta assolutamente a niente, porta sicuramente a una cosa, che Elliot non può in realtà, da oggi in poi, fare il fenomeno se veramente sta facendo il fenomeno. Nel senso che ti hanno detto, Guarda, Ciccio, che mi sa che tu stai facendo il fenomeno. No, no, io non sto facendo il fenomeno. È chiaro che da oggi io su di te non ho due occhi puntati, ho i fari puntati. Mm -mm. Okay? Qualcuno, dice, qualcuno dice che Jonathan David non lo prenderemo da Lille perché con Lille, sai, ci hanno gli occhi sopra, ma poi dopo. Ne leggeremo e ne sentiremo tante. Eh, io però voglio mandare un grande abbraccio ad Antonio che l'11 parte da Roma in moto e va a Milano per la partita con la Roma. E qua si deve fare un applauso ad Antonio. Hai trovato i biglietti per la partita di ritorno? No, per, ahimè, ahimè no. Non so neanche se siano in vendita quelli per la partita di ritorno. Ah. Se sono in vendita quelli per la partita d'andata, ma siccome il discorso vendita per me non si pone, perché esiste solo... L'accredito, <ride> però purtroppo l'accredito non, non riesco stavolta non riesco, non riesco ad avere strano, perché con tutte le parole così di lodi che abbiamo usato nelle ultime dirette. Mi aspettavo che arrivasse anche a me un accredito, niente da fare, non... Niente, ma non gli do guarda, ma non gli vado a dare. No, ma tanto l'accredito te lo dà la Roma, ah, te, lo no, no, lo te lo dà il Milan in quel caso, te lo però... deve dare la Roma. Il Milan certo. non, ha, non ha giurisprudenza. Me no, non, me non ha giurisdizione. Quindi, quindi no, però nel partito Europa League gli accrediti vanno soltanto agli sponsor e ai partner, non so che cosa, che poi mi sa che è, la stessa, che è la stessa roba. Io purtroppo ancora non sono sponsor né partner dell'Europa League. Spero di non esserlo mai, perché altrimenti vuol dire che noi continuiamo ad andare in Europa League può esatto. esserne retrocessi quindi non lo so io spero intanto che si tolgano da, da, dalle, dalle scatole io la vedo più, veramente male cioè, questa mediocrità mi sta spegnendo la passione Come e eh, ehm, eh, ti giuro io a questi qui non gli voglio dare proprio un euro ho comprato il cappellino maledetto della New Era perché era della New Era e faceva figo che era della New Era andassero a quel paese loro e i cappellini della New Era non ci casco mai più, basta, non gli do, do nulla o loro iniziano a dare a me io non gli do. Più. E meno male che non viviamo negli Stati Uniti perché mi ha mandato un vocale Fulvio da Chicago dicendo che mh, stava provando a comprare dei biglietti per andare a vedere amichevoli la prossima estate tra Milan, Real Madrid, eccetera. E praticamente al sedicesimo anello. Tipo 180 esatto. dopo, una roba così. Cioè. Esatto. Eh, Giacomo Brunelli mi dice che tifoso sei, vuoi l'accredito, paga il biglietto. Ma io lo pago pure il biglietto. Ma siccome ho un figlio romanista, anche piccolo, io non lo porto nella situazione di merda. E quindi per andare in delle situazioni di stadio che non siano di merda, devi, ti devono partire 300 euro. Ce l'hai te 300 euro da spendere per una partita? Bravo, io 300 euro per andarmi a vedere una partita non li spendo. Lo porto a vedere il foritalico il tennis. Ah. Tifoso, sei in ogni cosa che fai, anche grazie. Poi, comunque, eh, ricordiamo che il nostro amico è quello che ufficialmente dà le patenti di tifo, quindi quando vi serve una patente di tifo, lui è la, mo la motorizzazione e lui è la motorizzazione del tifo milanese. Quindi, rivolgetevi a lui. L'altro giorno ho sbattuto contro uno che stava tirando fuori il carro, mm, ci sono finito addosso. Proprio e ho rotto il parabrezza tra l'altro, così posso svelarvi questo segreto. Sono finito addosso un carro di piolisti. Beh, <ride> Eh, non è un'esperienza piacevole. È, pie è pieno così, eh? Pienissimo. <ride> devi schivarli come le mine in Jugoslavia. <ride> esatto, esatto. <ride> Te l'aspetti vuoto e invece. Eh, eh, vedi un po'. Andate a iscrivervi adesso. Appena uscite da qua Lazzaroni, andate a iscrivere al canale di Enrico. Ma voi non dovete, dovete iscrivervi la prima cosa, ma poi dovete andare ad ascoltare i video, dovete partecipare al dibattito, dovete ascoltare perché c'è. Da imparare e da confrontarsi con argomenti belli, interessanti cioè, che riguardano la musica. Ovviamente, scordatevi il contraddittorio, ragazzi. Eh? Scordatevi il contraddittorio adesso. Non è che siamo pure scene. ora, amici. Sì, ma devi contattare Izzy Devi andare da Giacomo Brunelli. Se ti è scritto, vai da lui. Le pratiche con qualche marca da bollo lui te la dà, ti fa un esamino al volo di teoria <ride> e di pratica. Sì, no, cioè la vista, ti fa la vista e poi ti fa due domande: Sì, su quanto hai speso, cioè se, sì. se ci hai avuto mai l'accredito, eccetera. Eh, ti chiede, sì, ti chiede da tutto I primi dieci anni e poi qual è stato l'anno della prima Coppa Campionata? Sì, sì, no, no, lui, lui decide. Casa, per... Lui, tra l'altro, è vincitore dell'internet da diversi anni perché è uno di quelli che vince l'internet come miglior io, milanista io, di sempre. Io, quindi, io ho visto la Coppa. Adesso non so, gli amici di Twitch l'hanno detto. Oh, sì, è bello, una bella coppa che puoi reggere con le mani, molto pesante, quindi quando, una... quando la tieni è una bella ho no, bel paura pure eh, a chiederti se, sì. se, se, se eri in vena di ripropormela. Mi allora, fa piacere beh. che tu l'abbia fatto. È che non, av Grazie. non avendo le orecchie, non ha le orecchie, <ride> la devi no, prendere è come la Coppa esatto. UEFA, è, è un monolite, diciamo. che esatto. Bene, bene, allora un attimo solo. Domani alle 13 in diretta con Vincenzo Freddy Million Live, non mancate perché parleremo della partita. Perché poi sabato si gioca e noi stiamo qui a gingillarci sulla Coppa di Internet. Che, ripresco, è... me la fai ancora una volta perché mi fa morire perché eh. ha fatto triplette d'altro ieri, ieri oh ieri ho fatto un tripletone ieri. clamoroso è bella. bella la coppa di internet, è bella grossa, insomma una bella coppa bel ringraziando coppa carristi quale. e patentari io ringrazio Enrico e... sai che, che oh. avevo capito che la diretta si chiamava Fratman in live Frat <ride> Fratman in live eh sì è un brodo di luce alla fine è tutto un brodo di luce un eh, grandissimo sì. brodo di luce oh io saluto il nostro come oh. si chiama il mio come si chiama il mio Giacomo Giacomo Brunello Giacomo mi raccomando perché tra un po' mi scade probabilmente è già scaduta me lui me l'ha ritirata la patente sì del... ma è un mese di tempo sai è come il bollone. per, per innovarsi sì, sì. non ti preoccupare vengo preparato così alla bene e meglio insomma ci provo poi non so se sarò all'altezza Cari Beh. amici, sperando un giorno di poter anch'io sollevare la coppa dell'internet, io vi saluto, anche se non ho l'inquadratura giusta, quindi devo aspettare di mettere una camera. Fron front frontale devi ah. tenere le braccia dritte, se no... Sì, se, ma se non spieghi... rende, no, no, rende sul, sul laterale rende la coppa dell'internet. Guarda, so. guarda che rende anche frontale, eh. però tu cerca di tenere il più dritto possibile. È un po' coppa delle coppe, allora Bravo. un po' così, coppa delle coppe. esatto. <ride> Grazie Enrico, buona serata. Grazie a te Rinaldo. Ringraziamento anche a tutto il tuo pubblico. Tranne sì. uno, ciao. <ride> ciao a tutti, grazie. <ride>